Maggiore, solitamente quello che si fa con i bambini è un po' educazione stradale o cose del genere, invece qui che ci azzecca, direbbe qualcuno, la polizia locale con l'ecosistema, con l'educazione nell'ambiente? Abbiamo sostenuto questo progetto di educazione ambientale nella scuola primaria di Costano perché crediamo fortemente nel valore educativo di queste tematiche e perché pensiamo che laddove interveniamo con un ruolo, diciamo, sanzionatorio, nel senso che comunque i controlli sull'ambiente ci riguardano, alla stessa maniera ci deve riguardare anche la parte educativa e di prevenzione. Abbiamo pensato che i bambini sono certamente il miglior tramite per questo discorso, perché a loro volta diventano educatori nei confronti delle famiglie e nei confronti delle persone che sono intorno a loro. Quanti bambini hanno partecipato e di quale fascia d'età? Hanno partecipato a questo progetto bambini degli ultimi 2 anni della primaria, quindi bambini della quarta e quinta elementare. In tutto sono 29 bambini, li abbiamo seguiti durante questo percorso di educazione ambientale, percorso che poi è stato approfondito anche all'interno della scuola, e oggi intendiamo mostrare loro l'ambiente che è quello prevalentemente in cui vivono e quindi facciamo questa caccia al tesoro per chiudere il tutto divertendoci, perché l'ambiente non è solo attenzione, non è solo educazione, non è solo tematiche tristi, inquinamento eccetera, ma è anche bellezza, è anche natura, è anche svago, è anche divertirsi insieme agli altri. Quale, tra virgolette, terreno avete trovato con i bambini? Terreno fertilissimo, i bambini recepiscono in maniera stupenda, sono partecipi, sono coinvolti, sono attivi in prima persona e sono entusiasti, per cui per loro è bello, per noi è bellissimo. Tecnicamente come si è svolto il lavoro di formazione, chiamiamolo così, che avete sviluppato nel corso del tempo? Il discorso di formazione l'ho seguito personalmente presso le scuole con degli incontri in cui si è parlato di ambiente, si è parlato di terra, si è parlato di ecosistema, poi si è scesi più nel dettaglio in quello che è più vicino a loro e quindi si è parlato dell'ambiente in cui loro vivono, per cui il loro paese, la loro città, la loro casa, la scuola e il bosco e il percorso verde di Costano. È per questo che oggi ci troviamo qui, per far vedere che l'ambiente prima di tutto è questo, anche perché spesso il bambino nei confronti degli argomenti di grande interesse pubblico non capiscono, perché se io parlo con loro dell'inquinamento dell'ambiente loro si domandano io che posso fare, ma se li porto nel percorso verde di Costano e vedono la cartaccia, vedono la bruttura che è lasciata dall'uomo, capiscono qual è il ruolo attivo che possono avere nei confronti di questo argomento. Una felice sintesi del concetto, un'esperienza da ripetere quindi. Io spero di sì, come dicevamo con le maestre di Costano, che poi sono state elemento attivissimo in questo percorso, abbiamo pensato che questo deve essere il primo di una lunga serie, per questo che anche il progetto è stato rivolto ai bambini degli ultimi anni, perché pensiamo poi negli anni successivi di ripeterlo sempre con i bambini degli ultimi anni, in modo tale che la scuola lavora con loro all'interno dei programmi didattici e a fine anno scolastico noi facciamo questa cosa insieme a loro, in modo che abbiamo un passaggio con tutti i bambini di tutte le fasce di età.